Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con una player review, un'altra player review su un Tots League. Stiamo parlando di Wissam Ben Yedder Tots. Ho già recensito la sua versione Sinfo 81 e ha ottenuto questa sua versione grazie a uno splendido campionato con il Tolosa che si è salvato. Quindi grazie anche al Tolosa che si è salvato, lui ha ottenuto questa versione Tots, perché altrimenti non credo gliel'avrebbero data se fosse andato in League 2. Comunque, di che giocatore stiamo parlando? Di un giocatore divertentissimo, un giocatore che vi fa scoprire il bello di questo gioco, anche vedendo la sua versione Sif di cui vi ho parlato in player review. Avrete capito che è uno dei miei calciatori preferiti, un giovane che seguo da tempo e su FIFA devo dire che è devastante. Partiamo dal dire che, come sempre, ricordiamo che ha 4 stelle skill e 5 stelle piede debole. Io per questo motivo lo utilizzo COC, anche perché ha 90 di passaggi corti, 79 di passaggi lunghi e 89 di visione. Quindi un giocatore secondo me che più che attaccante viene utilizzato come COC e ha anche quell'accelerazione, quello scatto, quell'88 di velocità scatto, quell'86 di accelerazione che lo rendono un calciatore che è perfetto per il contropiede, ma anche per rifinire, per fare il passaggio, per fare l'ultimo passaggio. Quindi un giocatore completo, straordinario. A me piace veramente tantissimo e ha diversi pro e un solo contro. Continuiamo a parlare dei pro. Il dribbling, abbiamo detto 4 stelle skill con 98 di agilità, 88 di equilibrio, 88 di controllo palle, 88 di dribbling. Quindi per quanto riguarda l'agilità è impressionante come lui riesca a districarsi in un niente. Lui si gira in mezzo agli avversari, sembra che stiano per togliergli il pallone, poi grazie al suo dribbling, grazie alle sue skill, grazie alla sua al suo grandissimo controllo palla, improvvisamente ve lo ritrovate così col pallone fra i piedi è un miracolo, a volte sembra un miracolo, un giocatore straordinario, ripeto, mi ha fatto divertire veramente tanto, soprattutto per questo. Per quanto riguarda i tiri è eccezionale in tutto, in particolare nel tiro dalla distanza che paradossalmente quello è il valore più basso, 80 di tiro dalla distanza, ma i tiri da fuori sono perfetti, azzeccano tutti la porta. Poi disegnare non può segnarli tutti i tiri dalla distanza, altrimenti diventerebbe FIFA 98. Però vi giuro ragazzi, con lui dovete provare a tirare da fuori, perché a volte riescono delle traiettorie pazzesche. Alcuni le ho pure segnati di gol straordinari e ve li ho messi nella review. Per quanto riguarda il resto, 96 di finalizzazione, 89 di potenza tiro, 86 di tiro al volo, 86 di rigori. La finalizzazione è del tutto veritiera, perché non sbaglia quasi mai, non sbaglia quasi mai. È motivo per il quale molti giustamente dicono: ma sei pazzo, lo metti COC. Benissimo, voi immaginatevi questa squadra, ad esempio quella che ho presentato, anche se ho dimenticato la clip all'inizio, ma che potrete vedere prima, questa squadra con lui alle spalle di Ibra e Lacazette, quindi tre giocatori con più di 90 di finalizzazione. Di cosa stiamo parlando? Cioè, abbiamo un trio d'attacco che è potenzialmente devastante. Quindi per me, per questo lui deve essere utilizzato anche come COC, perché un appoggio ancora in più alla possibilità di finalizzare, mentre a volte utilizziamo dei COC che finalizzano poco perché hanno 80, 82, 75, 78, anche se poi fanno tantissimi bei passaggi. Dei passaggi vi ho già parlato, sono semplicemente straordinari. E andiamo a parlare dell'unico contro, ovvero il fisico, 66 di forza fisica che purtroppo si sente anche in questa versione. Non è cambiato molto la versione Sif, purtroppo. A volte cade perché viene contrastato, quindi bisogna stare attenti. Nelle skill dovete essere molto fluidi, dovete essere molto veloci perché altrimenti è più facile contrastarlo. E quindi in definitiva l'unico contro che mi sento di dargli è questo. Ma alla fine è la caratteristica che hanno praticamente tutti, o la maggior parte di questi giocatori. Di questi giocatori come lui, cioè questi giocatori minuti, piccolini, queste piccole botti che hanno però un vino veramente buono perché sono veramente fortissimi, quindi ripeto, un giocatore straordinario che credo si aggiri un attimo solo, credo si aggiri sugli 80k per PlayStation o 90k. Oggi è venerdì, quindi
più o meno sarà questo il prezzo, e in effetti gli vale tutti questi crediti, ragazzi, perché è un giocatore che tra l'altro secondo me è buono anche per decidervi le partite. Quindi ecco, ho aperto adesso la pagina, al momento costa 96.000 crediti, quindi più o meno il prezzo che ho speso per recensirlo. Devo dire che li vale, li vale. È un tozzo, e quindi dovete considerare che per me il rapporto qualità-prezzo è assoluto, è assolutamente buono, è assolutamente buono. Di conseguenza io vi lascio con le ultime clip, in particolare con il resoconto dei pro e dei contro di Ben Yedder. Il mio voto è stato, ve lo anticipo, è stato un 10, 10 secco, perché un giocatore straordinario, divertente, veloce, forte. Tira da ovunque, segna, vi fa divertire, ripeto, l'ho detto 15.000 volte, e soprattutto il rapporto qualità-prezzo è buono, cosa che non fa mai male per un giocatore, soprattutto quest'anno. Ripeto, velocità, agilità, tiri, 4 stelle skill, 5 stelle piede debole, contro, forza fisica. Ci vediamo in un prossimo video, bella a tutti da Ben.